Miliardi di anni fa, la Terra e Marte erano più simili tra di loro di quanto lo siano oggi. Entrambi avevano acqua liquida sulla superficie, avevano campi magnetici che li proteggevano dalla radiazione del Sole. Se miliardi di anni fa la vita si è sviluppata sulla Terra, allora potrebbe essersi sviluppata anche su Marte. La NASA ha inviato un rover chiamato Perseverance per rispondere a questa domanda. Parleremo di questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Benvenuti, io sono Marco e questo è il centro di comando della Stazione Spaziale di Cosmos. L'obiettivo principale della missione Mars 2020 è di trovare la vita su Marte. Non si vogliono trovare esseri viventi che attualmente vivono sul pianeta rosso, ma quello che si sta cercando sono le prove che in passato sia esistita la vita, come batteri o microorganismi. Trovare biotracce significa trovare quelle impronte digitali, quelle tracce o indizi che solo le forme di vita sono in grado di formare. Attualmente Marte non è l'ambiente ideale per sostenere la vita perché ha una sottile atmosfera, un debole campo magnetico, non c'è acqua in forma liquida sulla superficie. Ma circa 3,6 miliardi di anni fa la situazione era differente. Infatti ora si hanno le prove che in passato Marte aveva ambienti ricchi di acqua, ideali per sostenere la vita. La missione Mars 2020 ha l'obiettivo di analizzare le rocce che si sono formate in presenza di acqua, perché potrebbero contenere tracce lasciate da antichi microrganismi o sostanze organiche, cioè i mattoni della vita. Sarà la prima volta che si svolgerà questo tipo di operazioni su un altro pianeta. Oltre al rover, la NASA ha inviato su Marte un elicottero, chiamato Ingenuity, che testerà per la prima volta se è possibile volare sul pianeta rosso. Dopo un viaggio durato 6 mesi e mezzo, oggi il rover Perseverance arriverà su Marte alle 22 circa, ora italiana. Ha percorso una distanza enorme, ben 471 milioni di chilometri, che equivale a fare il giro della Terra 11.700 volte. Negli ultimi giorni la capsula che contiene al suo interno il rover ha effettuato le ultime manovre correttive per consentire l'atterraggio nel cratere Jezero. Adesso vediamo dove si trova il rover e analizziamo alcuni elementi della navicella che lo hanno portato fino all'orbita di Marte. Durante il viaggio, il rover è situato all'interno dell'Aeroshield, questa grande capsula che protegge Perseverance. È costituito da due parti, la parte posteriore a campana e dallo scudo termico sulla parte anteriore. La funzione dello scudo termico è quella di assorbire il calore che si genera per l'attrito dell'atmosfera marziana, proteggendo il rover situato all'interno. L'Aeroshield è collegato al Crew Stage, dotato di pannelli solari per fornire l'energia durante il lungo viaggio verso Marte. Questo è il modulo di discesa con il rover collegato inferiormente. Quando saranno a pochi chilometri dalla superficie, si separeranno dall'Aeroshield e il modulo di discesa porterà il rover sul suolo marziano. La manovra di entrata, di discesa e di atterraggio sul suolo, chiamata EDL, è molto simile a quella usata per il rover Curiosity, ma sono state introdotte nuove tecnologie. Nelle precedenti missioni su Marte, il paracadute dei veicoli veniva aperto il prima possibile, mentre nella missione Mars 2020 il rover possiede una nuova tecnologia, chiamata Range Trigger, che sostanzialmente decide quando aprire il paracadute a seconda della posizione del veicolo rispetto alla zona di atterraggio. Questa è la traiettoria ideale del rover per atterrare all'interno del sito. In questo punto avviene l'apertura del paracadute per far atterrare il rover al centro dell'area. Ma se il rover si trovasse in questa traiettoria, l'apertura del paracadute in questo punto lo porterebbe fuori dall'area. Perciò se Perseverance dovesse andare oltre la zona di atterraggio, l'apertura del paracadute verrebbe anticipata, consentendo al rover di ridurre la distanza. Al contrario, se il rover fosse troppo lontano, l'apertura del paracadute verrebbe posticipata, in modo che il rover possa avvicinarsi il più possibile. La possibilità di aprire il paracadute al momento giusto consente di avvicinarsi al sito di atterraggio con maggior precisione, riducendo la zona di atterraggio chiamata ellisse di atterraggio. Con questa tecnica, il percorso del rover per arrivare al sito di interesse verrebbe ridotto anche di diversi mesi. Inoltre, una maggiore precisione di atterraggio significa ridurre la possibilità che il rover possa atterrare in aree pericolose. Il Range Trigger consente a Perseverance di atterrare in un'area 10 volte più piccola rispetto all'area di atterraggio del rover Curiosity. Questa tecnologia potrà essere impiegata anche nelle future missioni,
nel caso si voglia atterrare vicino alle zone in cui sono presenti dei campioni da riportare sulla Terra, o atterrare vicino a eventuali basi marziane o basi lunari. Un altro tipo di tecnologia che verrà utilizzata è la Terrain Relative Navigation. Questa tecnologia aiuterà il rover ad atterrare in aree sicure, prive di pericoli come rocce o forti pendii. È proprio grazie a questa tecnologia che il rover ha la possibilità di atterrare nel cratere Jezero. Come funziona il Terrain Relative Navigation? Gli orbiter, cioè i veicoli spaziali che orbitano attorno a Marte, eseguono foto della superficie del pianeta creando una mappa del sito di atterraggio. La mappa viene inviata al rover, che la memorizza, e mentre nella fase di discesa con il paracadute, Perseverance scatterà diverse foto della superficie sottostante. Confrontando ciò che vede con la mappa del sito di atterraggio che ha in memoria, il rover capisce dove si trova e se si sta dirigendo verso una zona pericolosa può deviare la direzione anche di 600 metri ed atterrare in un'area sicura. Nelle missioni precedenti il rover Curiosity stimava la sua posizione con una precisione di 1-2 km, mentre Perseverance, con questa nuova tecnologia, sarà in grado di determinare la sua posizione rispetto al terreno con una precisione di circa 40 metri. La certezza di sapere che il rover atterrerà in aree sicure consente di accedere a luoghi potenzialmente abitabili che prima erano irraggiungibili perché situati in aree troppo pericolose. Questo nuovo tipo di tecnologia aiuterà anche i futuri astronauti a poter scendere sulla Luna con maggior sicurezza. Le fasi di entrata nell'atmosfera marziana, di discesa e di atterraggio sul suolo, sono molto delicate perché da esse dipende il futuro dell'intera missione. Se qualcosa dovesse andare storto o qualche sistema non dovesse attivarsi, ci potrebbero essere conseguenze disastrose per il rover, compreso lo schianto e decretando il fallimento della missione. In linea generale, le fasi si svolgeranno in questo modo. Le manovre di entrata, discesa e atterraggio verranno eseguite in maniera del tutto automatica. Vista la distanza che separa la Terra da Marte, il segnale impiega più di 11 minuti per arrivare sul pianeta rosso, perciò risulta impossibile controllare queste operazioni manualmente da Terra. Durante la fase di ingresso, 17 minuti prima del touchdown, il cruising stage si separerà circa 1600 km di altezza e successivamente brucerà nell'atmosfera a più di 18.000 km orari. L'aeroshell userà dei propulsori posti sulla parte posteriore per posizionarsi con l'angolazione corretta ed entrare nell'atmosfera di Marte. Adesso iniziano i cosiddetti 7 minuti di terrore. La navicella entra nell'atmosfera che, seppur sia molto più rarefatta di quella terrestre, l'attrito e la velocità portano la temperatura esterna dello scudo termico a raggiungere i 1300 gradi Celsius, mentre all'interno della capsula c'è una temperatura di 10 gradi Celsius. L'atmosfera ha zone con maggiore e minore densità, perciò i propulsori sulla parte posteriore dell'aeroshell stabilizzano il veicolo ed evitano che perda la traiettoria corretta. Uno strumento chiamato Medley, tramite dei sensori, misurerà la temperatura dello scudo termico. L'attrito fa perdere velocità alla navicella agendo come freno naturale e la temperatura dello scudo termico si riduce. A circa 12 km di altezza si apre il paracadute che riduce notevolmente la velocità, con una brusca decelerazione di 9G. Il range trigger calcolerà il momento giusto per aprire il paracadute in modo che il rover possa avvicinarsi il più possibile alla zona di atterraggio. Dai 18.000 km orari iniziali della fase di entrata si arriva a 1.500 km orari e la velocità continua a diminuire. 20 secondi dopo l'apertura del paracadute viene sganciato lo scudo termico che cade al suolo. Adesso il rover è esposto all'atmosfera marziana e può utilizzare le sue telecamere per riprendere il terreno sottostante e gli strumenti per raccogliere dati. Siamo a circa 4 km di altezza e a 4 km dalla zona di atterraggio. Il Terrain Relative Navigation inizia ad acquisire le immagini del suolo sotto il rover e le confronta con la mappa in memoria, valutando se è necessario o meno cambiare rotta per atterrare in una zona più sicura. Bastano 5 secondi al computer di bordo per calcolare la zona sicura dove atterrare. La velocità è ancora troppo elevata per l'atterraggio, perciò all'altezza di 2 km dalla superficie si sgancia la capsula col paracadute. Il modulo di discesa con sotto il rover inizia la fase di caduta libera alla velocità di 290 km orari. Si accendono gli 8 retrorazzi e si riduce la velocità verticale. Il modulo di discesa si dirige verso la zona sicura calcolata grazie al Terrain Relative Navigation. Per la prima volta si potranno avere immagini dell'intera fase di atterraggio grazie a 3 telecamere posizionate sull'aeroshell e sopra e sotto il rover.
gli ingegneri potranno vedere come viene aperto il paracadute, l'avvicinamento verso il suolo. Inoltre, un microfono registrerà l'audio e si potrà sentire l'accensione dei retrorazzi o il rumore dell'attrito del vento. Oltre a fornire dati tecnici, le telecamere e il microfono consentiranno a noi spettatori di vedere a colori le reali riprese di queste fasi. A 21 metri dal suolo marziano, il modulo di discesa ha ridotto la velocità verticale a meno di 3 km orari. Metà dei motori si spengono e il rover viene delicatamente calato attraverso un sistema di cavi di nylon a meno di un metro al secondo. Anche questa fase verrà ripresa da una telecamera a colori. Le ruote del rover, che erano chiuse per occupare meno spazio all'interno della capsula, ora si aprono e fungono da carrello di atterraggio ammortizzando il contatto col suolo grazie al sistema di sospensioni. Quando il rover capisce di aver toccato il suolo e non c'è più tensione sui cavi, questi vengono tagliati dal rover stesso. Il modulo di discesa vola via allontanandosi con un angolo di 45 gradi ed utilizzando il carburante rimanente si porta ad una distanza di sicurezza di 150 metri. Dopodiché si schianterà al suolo. Da questo momento inizia il primo giorno marziano della missione, il Sol Zero. Il giorno su Marte dura 24 ore e 37 minuti, per questo viene chiamato Sol e non giorno. La prima cosa che il rover farà sarà comunicare alla Terra il suo stato di salute attraverso questa antenna cilindrica. Questo è il sito di atterraggio all'interno del cratere Jezero, scelto dalla NASA dopo, pensate, 5 anni di studi fatti su potenziali luoghi di atterraggio. In passato c'è stato l'impatto di un meteorite che ha formato il cratere dal diametro di 45 km. Ma perché è stato scelto proprio questo sito? L'orbiter MRO della NASA ha analizzato i sedimenti e, dall'esame dei dati spettrali, si è scoperto che nel delta del fiume ci sono argille e minerali, la cui formazione richiede la presenza di acqua. Lo stesso tipo di argilla presente nel cratere è stato trovato qui sulla Terra nel fiume Mississippi. Analizzando la roccia del fiume si sono trovate tracce di vita microbica, per questo il cratere Jezero è un ottimo ambiente potenzialmente abitabile. Più di 3,5 miliardi di anni fa il cratere era alimentato da un fiume e si presentava come un antico lago. Le condizioni su Marte sono cambiate e il lago si è prosciugato. Come potete vedere, sul lato nord-occidentale è ben visibile il letto di un antico fiume che terminava il suo tortuoso percorso sul bordo del cratere ed ha formato questa antica foce a delta, dove l'acqua nel corso degli anni ha depositato del materiale. Grazie alle nuove tecnologie che garantiscono maggior precisione nella fase di atterraggio, il rover dovrebbe atterrare di fronte al delta oppure direttamente sopra ed avere accesso immediatamente alle rocce per ottenere subito i risultati. Perciò verranno raccolti campioni di roccia con un'età di circa 3,5 miliardi di anni che potrebbero conservare tracce di vita passata. Perseverance atterrerà in quest'area e nel corso della sua missione principale si sposterà lungo il bordo del delta in cerca di prove sulla possibile vita passata e poi proseguirà il suo percorso sul bordo del cratere, alto circa 490 metri. La comunicazione tra la Terra e il rover avviene tramite la Deep Space Network, una rete internazionale di antenne enormi dal diametro di 70 metri, situate in California, Spagna e Australia. Questi tre luoghi si trovano a 120 gradi l'uno dall'altro, in modo che con la rotazione della Terra ci sia sempre almeno un'antenna rivolta verso Marte a consentire una comunicazione costante. Il rover può comunicare con la Terra mandando il suo segnale ai veicoli spaziali che orbitano attorno a Marte, come il Mars Odyssey, l'MRO e il MAVEN. Questi a loro volta fanno da ripetitori rimandando il segnale al team della missione a Terra. Nel caso non ci siano orbite vicini, il rover può anche comunicare direttamente con la Terra. Se tutto va bene, Perseverance arriverà stanotte su Marte. Non perdetevi il video di domani dove vedremo nel dettaglio come è fatto il rover, come svolgerà le operazioni per la ricerca di vita passata e quali sono i suoi strumenti. Inoltre dedicherò un intero video all'elicottero Ingenuity. Se volete seguire le prossime puntate, perciò iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Questo è tutto, grazie per aver seguito.